Ben ritrovati amici, state bene? Guardate cosa ho fatto. Ho fatto la marmellata di pere. Guardate che bella. Ho appena finito di farla. Guardate quanto è bella. Perfetta, vedete? Meravigliosa. Questa è fatta con le pere abate, ho avuto un'occasione e quindi le ho comprate e l'ho fatto. Ho usato 4 kg di pere e 1,2 kg di zucchero, ho messo 300 g per ogni chilo. L'ho fatta cuocere tanto, ho sbucciato le pere e l'ho fatta cuocere tanto, senza acqua e senza niente. Vedete quanto è venuta bella? L'ho fatta cuocere più di 4 ore, piano piano a fuoco lento. Qualcuno dirà, ma è tanto, le cose bisogna farle bene, altrimenti non ha senso fare le cose per poi buttarle, vero? Ecco qua, vedete quanto è bella? Io adesso riempio i vasetti e poi la vado a sterilizzare, la metto nella pentola, sotto ci metto uno straccetto e poi chiudo ben bene i vasetti, perché sennò non ha senso. E poi la metto dentro la li metto, metto i vasetti dentro la pentola e vado a sterilizzarla. Dal momento in cui raggiunge il bollore, calcolo mezz'ora e poi la lascio lì dentro nella pentola. Quando è fredda la tolgo. Vedete che bellezza. Noi la consumiamo tanto la mattina a colazione. Questa di pere la mangiamo soprattutto con i formaggi. È molto buona, incontra benissimo con tutti i tipi di formaggi, anche col formaggino, in mancanza d'altro, va benissimo. È molto delicata, gustosa. Quest'anno frutta nel mio giardino ce n'è stata poca perché ha fatto troppo caldo, però adesso dai, ho recuperato. Ho lavato bene bene prima i vasetti e i coperchi. C'è chi fa il sottovuoto nelle coperte, ma a me non piace, io preferisco sterilizzare il tutto. Che mi trovo meglio. Che bella che è venuta. Sono proprio contenta, soddisfatta. Anche se ho lavorato tanto, però credetemi, ne vale la pena, eh? Pulisco la pentola, metto uno straccetto sotto e li vado a posizionare ben bene, li riempio di acqua tiepida. Perché di acqua tiepida? Perché sennò c'è lo shock termico. Questi sono bollenti, io resisto, al calore resisto, e metto acqua tiepida così non scoppiano e li faccio, da che raggiunge il bollore, li faccio sterilizzare mezz'ora. Amici, non ho altro da farvi vedere per questa ricetta, spero che vi sia piaciuta, voglio solo farvi ammirare quanto è bella, vedete? Guardate come rimane perfetta. Si spalma bene e poi è molto buona. Ok, un abbraccio ad ognuno di voi, augurandovi tante belle cose, ringraziandovi per tutto, ma proprio per tutto. Anche perché abbiamo raggiunto un buon numero, siamo oltre 22.000 iscritti, siete oltre 22.000 iscritti e io mando a tutti quanti, a ognuno di voi, un bacio e un grazie perché non merito questa attenzione. Allora amici, un abbraccio da ognuno di voi, a tutti, tutti quanti che mi scrivete e sono vicina soprattutto alle mie amiche che mi scrivono che sono sofferenti, che chi ha perso il marito, chi non sta bene, chi è in dialisi. Da tutti, un abbraccio e buona giornata. E scusate, ciao.